Vai. Buongiorno, sì, siamo nel momento del video tutorial, però ve l'avevo promesso. E allora vedete come sono stata bravissima? Non ho aperto niente, ho aspettato voi. Perché poi così vedete anche quanto sono imbranata ad aprire i pacchi. E sono anche sempre un po' agitata quando apro i pacchi, perché sembra sempre di essere a Natale. Quando è l'ultima volta che mi è arrivata roba? Il pannello di Natale? Lunedì? Sì, o venerdì. Che belli. Mi faccio malissimo. Allora, ho già visto due cose. L'imbottitura per le nostre tovagliette perché l'avevo finita e l'altra imbottitura. Quindi qui le signore che me l'avevano chieste saranno presto accontentate. I cartamodelli per fare questa meraviglia. Non svegliamo tutto. E questa meraviglia. Guardate un po'. Abbiamo bisogno di spazio. Guardate. Che bello. Tanti bianchi in coordinato. Beh, dal computer vedete poco, dallo schermo vedete poco, ma qui ogni bianco ha ripetuto, Ah, c'è il nylon, c'è il c'è il nylon, nylon. ha ripetuto il disegno che vedete poi col rosso sul bianco, non si vede niente, No. né? Aspetta che facciamo così, rosso sul bianco e bianco con un po' di ricamino rosso. Guardate che bello, si Sì, vede? si vede di più. E Bello, bellissimo, non poi abbiamo è color spazio. panna, non bianco, come vedo qua. Questo qui è panna, sì. E bello, guardate, questi bei fiorellini. Chissà quando riusciremo a metterli a posto. Pensare che c'è ancora stoffa in giro dell'ultima volta. Vabbè, allora adesso, vedete, ve l'avevo promesso, vi ho fatto vedere i nuovi arrivi e allora adesso Ma le sono possiamo. diverse o sono doppie? Sono tutti di una stessa collezione, tutti bianchi, tutti diversi uno dall'altro con un piccolo particolare diverso, vedi? Questo è uguale a questo e quindi per ogni rosso ci sarà il suo bianco corrispondente. E bello, bello. Andiamo a fare il video tutorial. Allora, prendo il telefono perché sennò non rimaniamo collegati. Andiamo, ringrazio la Cinzia perché è venuta anche se è malata. E gli chiedo scusa se, rimbombo, se sarò un po' confusa, ma è una cosa che ho fatto velocissimamente questa mattina e credo di ricordarmi pochissimo. Scusa. Allora, niente. Sei malata. Allora, questo. Vi spiego la storia. In breve di questo runner, che sarà una sorpresa perché non l'ho ancora fatto, quindi, e ho pensato prima con la Cinzia, pensavo, adesso vi faccio vedere come si costruisce questa piastrellina. Questa piastrellina all'interno del runner ce ne saranno 5 e il bordo magari in una diretta lampo, la prima volta che ho una signora che ci sa un po' fare col tablet, mi faccio fare una diretta proprio velocissima per fare il bordo perché non ce l'ho proprio fatta. Allora, si parte nelle indicazioni ci sono proprio come quantità 5 fat quarter che sono i classici pre-tagliati 50x55. Allora, viene proprio spiegato di tagliarlo mettendo insomma la cimossa in orizzontale. Vi ricordo di nuovo tutta la nostra organizzazione di taglio e squadratura, quindi io l'ho messo così, la piega verso di me, va tutto, non devo sistemare la linea dritta sulle linee del piano di taglio perché posso averlo come il mio tutto consumato. E non seguo mai queste lavorazioni. Si usa la squadra in pollici e comunque per squadrare ho il neon che mi dà fastidissimo. Allora, per squadrare vado a prendere una linea della mia squadra, vado il più in là possibile e mi creo, no, un angolo retto.
Vi dico subito che ho già caricato sul sito il kit. Nel kit troverete logicamente anche il cartamodello. In questo cartamodello troverete la disposizione di questo fat quarter e come tagliare i vari pezzi. Scusa, ma la Barbara dice eccomi, ma doveva venire qua. La Barbara ha scoperto che sua figlia non stava bene e allora, Non visto che viene. poi c'eri tu, ha detto vabbè, e io la prendo per un'altra volta e quindi la prossima volta che capita. Però gli ho chiesto, Barbara, quando vieni a cucire? Ma non mi ha dato risposta. Allora, adesso stiamo già tagliando i pezzi che serviranno per il bordo. Si taglia una fetta da 3 pollici e un ottavo in questo modo. Per 3 e un allora dovrò tagliare due fette da 3 pollici e un ottavo. E poi non, adesso non lo facciamo perché comunque è una cosa che faremo dopo. Quindi conto di finirlo in settimana nel fine settimana, quindi magari già lunedì vedrete il runner finito. Quindi questi che serviranno, queste strisce da 3 pollici e un ottavo che serviranno per il bordo dovranno essere tagliate in tanti quadrati da 3 pollici e un ottavo. Qui sto mettendo tutto quello che servirà per il bordo. Questi sono gli avanzi. Guardate, dal fat quarter c'è un avanzo. Purtroppo ci sono delle volte in cui il kit sembra costare un po' di più del normale, ma effettivamente di avanzo ce n'è tanto. Quindi poi mi direte. E con gli avanzi creeremo qualche altra cosa. Allora, aspetta, la Barbara dice che viene appena riesce, che è bloccata con la schiena. Va E la bene? Erika vuol vedere quanti sono 3 pollici e un ottavo. 3 pollici e un ottavo. Io vado con questa squadra. Aspetta che prendiamo un foglio di carta decente. Allora, 3 pollici e un ottavo. Io vado a prendere un pollice, due, tre. E un ottavo è questo piccolo pezzettino. Quindi, in una squadra normale e non ce l'ho più, pensavo di averla. Esiste anche la squadra in sedicesimi, che è una cosa bestialissima, però generalmente la squadra in pollici è strutturata così, quindi voi contate 3 più il piccolo pezzettino. Poi troverete una righetta un po' più grande che è il 3 pollici e un quarto e così via. Non è che l'avevo spiegato in qualche tutorial precedente, mi sembra di sì. Vabbè, poi vi farò anche quello. Allora, 3 pollici e 7 ottavi. Questi sono. Che vengo a far vedere. Allora, 3 pollici e 7 ottavi vuol dire che io, così, io ho contato 1, 2, 3. E poi sono andata a prendere tutti questi, un ottavo, due ottavi, tre ottavi, quattro ottavi, cinque ottavi, sei ottavi, sette ottavi. Quindi perché praticamente il pollice è diviso in 8 parti. In questa misurazione ne prendiamo 7. Vado a rifilarmi altri pollici e 7 ottavi, vado a prendere una linea che mi vada sulla piegatura del mio tessuto e taglio. A questo punto io ho la striscia così, giro in senso orario e mi squadro di nuovo questo tessuto tagliando la cimosa, mi sposto, quindi capovolgo completamente il mio lavoro e anche qui taglio 3 pollici e 7 ottavi. In questo modo abbiamo creato due quadrati. Questi due quadrati vanno, per comodità, vado subito a sistemarli. Dove verranno poi usati assieme a quelli bianchi che ho già tagliato. Quelli bianchi praticamente hanno poi tutte le misure che seguono. E con questi quattro pezzi formeremo le punte della foglia. Poi questo lo mettiamo qui come scarto. Poi di questo ho bisogno il 3,5, quindi 3 quadrati da 3,5 che sono i quadrati della nostra piastrellina. Quindi io ho fatto la striscia, la giro in senso orario, squadro tutto questo. Se siete destre, se siete mancine, logicamente il vostro lavoro si
si sposta in simmetria rispetto a quello che faccio io. Quindi vado sul 3,5 e taglio 1, 3,5. Potete anche tagliare in doppio, se siete comode, fate voi come siete più comode. E 3,5. Ok, e questo è uno scarto. Poi siamo arrivati al tagliare il gambetto. Io prendo questo, faccio questo lavoro, mi sposto il più in là possibile, giro, devo tagliare il gambetto che è un pollice per 6 pollici e faccio questo lavoro qua. Questo lo scarto, allora vado a prendere il pezzo da 3,5 bianco perché, se ce la faccio, perché voglio crearmi la foglia. Allora, questo andrà così. Qui io ho i miei tre pezzi. Uno, due, tre. Abbassati, Cinzia, stai tranquilla. Così. Poi. Non dire tutti i miei segreti, te. Vabbè, ma. Possiamo dirlo, eh? Si è raffreddata come povera. Così, così. Allora, adesso dobbiamo creare i quadrati composti, quindi da questo vengono fuori due di questi, quindi triangolo, 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 e con quest'altro vengono fuori quelli dell'altra parte. Questo, Poi, questo. Questo, questo. esatto. Poi, questo qui è il nostro pezzo che fa il gambo. Questi invece, aspetta che vi dico quali sono, che non me lo ricordo più, sono Questi due. 3,5 per 3,5. I quadrati, mi manca un 3,5 per 3,5 che lo troviamo qui, che è l'angolo della foglia. Adesso possiamo andare a creare la nostra piastrella. Partiamo dalla cosa banale che abbiamo fatto 150 volte. I due quadrati da 3 7 ottavi, diritto contro diritto, lì. Cerco di parificarli il meglio possibile, non far vedere troppo tagliato, boh, non tanto bene. Poi vado a prendere il pennarello, con il mio righellino, chi li voleva sono arrivati, scusate il ritardo. Allora, questo righellino è quello che mi serve per fare le diagonali. Vado a prendere l'angolo retto del mio quadrato e faccio questo lavoro e segno la diagonale. A questo punto mi metto lo spillo da una parte e dall'altra e la stessa cosa faccio su, questo era diritto contro diritto, diritto contro diritto e vado a fare lo stesso lavoro. Adesso posso raccontarvi la storia di questo runner. In pratica, è una storia lunghissima, prima ancora di Facebook, quindi nella preistoria, io ricamavo tantissimo a punto croce e seguivo un sacco di blog di signore come me che avevano il buon tempo e che scrivevano e soprattutto facevano vedere le foto dei lavori a punto croce. Lì nascevano tanti giochi, nel senso che tutte noi decidevamo magari solito inizio dell'anno oppure a settembre dopo le ferie di lavorare assieme e fare assieme un lavoro. E ogni settimana, ogni giorno, ogni mese postare la foto dell'avanzamento. Fermi e adesso vi spiego. Vado a cucire, distanza di un quarto di pollice a destra e a sinistra. Lavoro a catena perché cucio senza staccare niente, cucio così. Lo sapete fare, è già un lavoro che abbiamo fatto tanto. Allora, decidendo di. Intanto attacchiamo anche il ferro. Iscrivendosi a questi giochi, diciamo. Si diventava amiche e io ho fatto parte di un gruppo che si chiamava Le Tralaline perché stavamo ricamando delle bamboline bellissime che si chiamavano Tralala. Da lì ci sono, sapete, poi le mail, i regali, qualcuna di queste ragazze che è diventata mamma, qualcuna che si è laureata, qualcuno che ha trovato lavoro. Ci siamo un po' perse di vista, poi ci siamo rincontrate, adesso con Facebook, logicamente, il nome e cognome ce lo ricordiamo,
Marika mi ha chiesto il runner di questa, il cartamodello di questo runner, ed effettivamente Marika faceva parte di questo gruppo e ricamavamo tutto il giorno in pratica e basta. E questa è la storia, che magari non me ne fregava niente, ma io ve l'ho raccontata. E allora io adesso sto facendo riga centrale proprio diagonale, sto facendo una cucitura a destra e una cucitura a sinistra, sempre a distanza di un quarto di pollice. Faccio questo lavoro e andiamo fino in fondo. Così. Tolgo tutti i fili. La cinzia ride. Io non la lasciavo una volta. Mi hai stressato per lasciarli. Adesso che li lasciano si tolgono. Vabbè. Ok, allora adesso ci rispostiamo. Una delle vagabonde. Ci rispostiamo di qui. Taglio sulla diagonale, quindi sulla mia linea del pennarello. Fate attenzione che questo è un taglio pericolosissimo, perché quando voi non dovete prendere nessuna misura, è normale, siamo un po' distratte e quindi la mano scappa e il taglio viene male. Andiamo a stirare, appoggio il chiaro e stiro verso lo scuro. Quindi io faccio in questo modo, faccio così e vado in là. Le cuciture girano tutte da una parte. Generalmente le faccio andare la stoffa chiara che va sullo scuro, così in trasparenza non si vede la piega, non si vede il doppio del tessuto. Quindi dal chiaro verso lo scuro, dal chiaro verso lo scuro, le faccio tutte così, dopodiché vado a tagliare tutte le code. Mi sta venendo in mente una cosa, guardate come l'ho stirata male questo. Vedete che gli ho cambiato la forma? Ho premuto troppo il ferro e ho tirato. Dovete cercare di stare il più leggere possibile, perché se stirate così, questo non diventa più un quadrato, ma diventa un rombo. La Maggi chiede se hai già fatto vedere il runner. Non ho fatto vedere il runner perché non l'ho fatto ancora. Contavo di farlo in questo fine settimana, che tanto mi hanno detto che le previsioni sono bruttissime, quindi spero lunedì mattina di arrivare in negozio con il runner finito. Io ho lasciato qui davanti la macchina, questa sera carico tutto e tra domani e domenica spero di cucire bene tutto. Allora andiamo a sistemare questa cosa qui, così e così. Beh, la foglia prende già vita, eh? Allora, andiamo a creare il gambo. Quadrato da 3 pollici e mezzo per 3 pollici e mezzo, diviso in due, senza nessun problema. Poi, questo lato, pennarello alla mano, pennarello ho detto, lo divido per trovare la metà della diagonale e faccio un segno. Stessa cosa nell'altro lato. Noi abbiamo bisogno di mantenere questa metà perché abbiamo bisogno di mantenere il quadrato. Se io vado a cucire il gambo così, poi dopo non mi resta più il quadrato. Devo essere molto precisa. Stessa cosa qui. Qui naturalmente il pennarello azzurro non si vedrà, vi basterà anche solo una piega. Però quello che volevo sapere, ecco, lo spillino quello finissimo. In questo modo prendo uno dei pezzi, diritto contro diritto la mia piega sul segno del pennarello, punto lo spillo e vado a cucire, sempre a distanza di un quarto di pollice. Allora, voi potete partire da qui facendo molta attenzione, perché poi comunque la punta è un po' più in sotto, oppure direttamente cucire da questo punto. Vedete voi come siete più comode, non è una regola. Potete fare tranquillamente quello che volete. E vado a cucire. Una volta che io ho cucito, prendo il bianco, lo appoggio sull'asse da stiro e faccio la stiratura piegando la cucitura tutta verso il mio stelo, che è marrone, quindi in modo da nascondere la cucitura. La Barbara chiede perché non metti la collina. Dopo la metto la collina. Qui no, è comodo lo spillo. Allora,
Sposto, appoggio il bianco e vado sullo scuro. Devo abbassare un po' il ferro perché mi sta bruciando tutto. Vado, un fenomeno, ho stirato la piegatura. Volevo dirvelo, quando stirate andate solo fino qui, perché qui avevate fatto il vostro taglietto e la vostra piega della metà. Rifacciamo. Vado a prendere il mio segno del pennarello, lo metto sulla metà, vado a prendere lo spillo e vado a fare la cucitura. Dopodiché apro di nuovo stiro e apro la cucitura, scusate, mando la cucitura tutta sotto il marrone, poi vado a tagliare l'eccedenza fino a far arrivare il quadrato da 3,5 x 3,5. Ok? Quindi faccio in questo modo. Se è troppo, allora facciamo così. Io comincio a tagliare questo e a tagliare questo. Se poi vedete che è troppo largo, che avete fatto le cuciture leggermente più piccole di quelle richieste, potete rifilare tranquillamente a 3,5 mantenendo sempre, vedete, io adesso così devo togliere questo mezzo millimetro. Vedete? Questo pezzo l'ho tolto, potevate anche lasciarlo, non cambia niente. E faccio questo lavoro. Questa è la mia foglia che deve essere solo cucita. Ve l'ho fatto vedere in 100 modi, cerchiamo di fare un po' in fretta e lavoriamo. Allora, sono un po' scomoda perché dovrei alzarmi 150 volte. In teoria ci sono due modi per poter lavorare, per poter cucire questa. Allora, o faccio quello più semplice, quello più sicuro, quello più facile e che non comporta praticamente errori. Prendo questa, la unisco a questa e poi la unisco a questa. Poi di nuovo faccio questa, unito a questa, unito a questa e le tre strisce. Una volta che ho le tre strisce, questa l'attacco a questa e le due già attaccate le attacco alla terza. Un metodo che è più veloce, ma dovete essere molto molto concentrate perché ci si mette un attimo a sbagliare, è faccio questa cucitura, non stacco niente e faccio questa, non stacco niente e faccio questa. Facciamola così. Dai. Mi alzo 3.000 volte, le prime due. Vado e cucio. Allora, qui potete mettere gli spilli, la colla, potete farlo così. Vedete voi come vi suggerisce soprattutto la vostra esperienza, eh? Dicono che è bellissimo, eh? Grazie, voi siete tanto tanto carinissime. Allora, foglia, vado a prendere, vabbè, qui non possiamo sbagliare perché sono i due quadrati, anche questi diritto contro diritto, e praticamente, vedete, io tra una e l'altra ho proprio mezzo centimetro di filo in più. Faccio questo lavoro e poi vado a prendere l'altro pezzo e faccio di nuovo diritto contro diritto. Faccio così. Adesso ho preso anche la terza e vado a fare questa cosa. Allora, perché vi dico che bisogna fare un momentino d'attenzione? Perché io il primo pezzo, vedete che fa tendina e quindi può essere che cucio per così, ma posso anche cambiare, cioè nel senso che può capitare che non sia così regolare la cucitura. Devo solo ricordarmi. Queste sono le punte così, qui ci sarà il bianco, vado e prendo la prima fila. È facilissimo sbagliare quando si hanno degli schemi molto complicati. Parto magari dal sotto e le piastrelline che dovrebbero andare qui, perché giro qualcosa, le metto di qui e proseguo di qui. Quindi poi alla fine è tutto un pasticcio e bisogna disfare tutto. È per quello che vi dico con tanta attenzione, facendo veramente attenzione a non sbagliare. Angolo del colore di fondo, diritto contro diritto e faccio la mia cucitura. Se
sempre un quarto di pollice, fate attenzione, più precise possibili, perché più precise si è, meglio viene il lavoro. Vado a prendere, adesso magari li prendiamo tutti e due, tanto sono uguali. Diritto contro diritto, e questa è la seconda riga con la foglia. Non sono stata tanto precisa. I lavori che faccio nei tutorial bisognerebbe rifarli tutti. Non è vero. No, insomma. Erika dice che è un bel metodo. Sì, un bel metodo, sì. Sì, perché adesso vedrete che comunque una volta che è così, una volta che io ho messo praticamente la terza fila, la terza colonna, io posso anche smettere il lavoro e facilmente lo riprendo poi. Anche perché io praticamente la mia foglia l'ho già fatta, è giusto almeno? Allora, stiriamo. Io vado a prendere come riferimento questa, quindi dal chiaro appoggio e vado verso lo scuro di questo e di questo. Quindi qui io ho stirato tutte le cuciture verso sinistra. Mi raccomando, sempre sul davanti. Quando avete, ecco, per esempio, sono in questo sistema, io non sono mancina, fatelo pure questo lavoro, cioè vi girate, per me è molto più comodo fare così, e la mano sotto al vostro lavoro per dare un'indicazione alla vostra cucitura, quindi per invitare la cucitura che adesso invece va verso destra, mettetela pure sotto, fate solo attenzione a non bruciarvi, però mettetela pure, vedete, io faccio così, gli do l'invito in modo che... Questa è venuta malissimo. In modo che io ho stirato. Praticamente avremo le prime cuciture che vanno verso sinistra, destra, sinistra. Questa, sì, va bene. Adesso sì che mettiamo la colla. La colla dell'Acorn, la conoscete già. Mi sembra che ci sia sul sito. Noi abbiamo bisogno di lavorare con questa colla assolutamente senza spilli. La metto all'inizio. E tutte le volte che io trovo una cucitura, quindi in questo modo, basta proprio una piccola perla di colla, ma con questa dosa, con questo dosatore è praticamente già dosata, si chiude sempre, vado, sistemo questo, vado con i miei polpastrelli a praticamente segnare una cucitura sulla destra e l'altra dalla parte opposta, vado a sistemare anche questo, sistemo anche questo, attivo la colla con il calore del ferro da stiro. In questo modo io vado a cucire velocemente, senza spilli, e speriamo di fare gli angoli giusti. Però veramente è molto molto veloce. Poi, su una larghezza di questo genere, con gli spilli, quelli da patchwork normale, oppure quelli con la testa di vetro, viene un lavoro molto facile, molto semplice. Sulle cose piccolissime la colla la trovo indispensabile, perché effettivamente mettete che dovete cucire un quadratino da un pollice per un pollice, alla fine non avete l'ingombro dello spillo e il lavoro è molto agevole. Allora faccio in questo modo, faccio così e faccio così, apriamo. Stessa cosa la facciamo qui, e quindi vado a mettere una perla qui, una qui, questa l'ho fatta proprio male, ma fa niente, lo aggiustiamo. Uno qui e magari anche uno qui, vado a prendere tutto il mio lavoro, lo metto diritto contro diritto e vado a sistemarlo in questo modo. Ok, vado ad attivare la colla. La colla è eterna, io è... Ma quant'è che la usiamo, Cinzia, questa colla qui? Tanto. Guardate, l'ho usata proprio tanto, poi mi diverte. E dà anche soddisfazione. Vado a fare la cucitura.
la stiratura adesso della piastrellina fatta, vedete voi se siete abituate a stirare dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Io comunque le farei o tutte su o tutte giù, in questo modo. Adesso bruciamo qualcosa o qualcuno. Facciamole tutte su, va. Ecco qua. Che bello. Allora, per il runner serviranno 5 di queste foglie. Io ne ho fatta una per colore, quindi 5 fat quarter. Serviranno 5 fat quarter e avete visto quel poco che abbiamo usato per fare la foglia. E ci sarà poi tutta una, le foglie mi sembra che siano tipo così, tutte unite, mi sembra tutte unite, quindi senza nessuna intersezione, tutte unite così, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e tutto un bordo fatto con il classico, con la classica greca a V. Un bordino finale, binding, io spero vivamente, se non andassi a tagliare pezzi che non servono, io spero vivamente, massimo lunedì mattina, di farvi la foto di questo runner. E, carta modello lo potete trovare sul sito, non l'ho ancora caricato ma lo metterò, il kit creativo per cucirlo lo trovate già adesso sul sito, solo il top, vi ricordo, con tanti scarti, perché comunque purtroppo lavorando con i fat quarter lo scarto c'è. Se avete bisogno delle indicazioni anche per l'imbottitura e il retro, telefonata, messaggi, tutto quello che volete. Grazie per tutte le signore che hanno ordinato il materiale questa settimana, che sono state davvero tante. Qualcuna la conoscevo già, ci sono state delle nuove conoscenze, sono tutte molto 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 carine. Con una signora abbiamo anche chiacchierato tanto mentre andavo a casa in macchina. E grazie Cinzia, che sei venuta anche se sei un po' stravolta. Scusate la tosse in sottofondo. Niente, grazie. Dobbiamo solo ringraziarti, ti ringrazieremo tutte. Sì. Ciao a tutte! Cuore di stoffa, Viale Vittorio Veneto 36 a Borgo Sesia, chiamate, condividete, mettete mi piace, venite a trovarmi, invitate le amiche. Però dovevi chiedermelo tu. Non mi hai dato il tempo. Ah, mi hai fatto... Ciao!